abito in campagna, in città ci vengo poco, però sto constatando che non va bene. Strade ma anche marciapiedi dissestati dal centro alla periferia aretina. Secondo me vanno rifatti proprio. Buche grandi e piccole che partono proprio dal salotto buono della città. Via Crispi, asse centrale sia del passeggio che del traffico, porta infatti segni di fratture profonde tra rattoppi, pavimentazione e manto stradale dissestato. Fu rifatta, mi sembra, qualche anno fa. E forse è stata rifatta con leggerezza, con un'accortezza forse non adeguata. Anche nella centralissima piazza Guido Monaco, spaccature, mattonelle in detratti frantumate e tentativi di tamponare i cedimenti. Una situazione che non migliora nemmeno risalendo verso il cuore del centro aretino. Qui ci troviamo a pochi passi dalla Duomo di Arezzo e la scalinata che da via Ricasoli porta al Prato è stata addirittura transennata, una fettuccia che rappresenta un grido d'allarme. Ultimamente è un po' abbandonato. Sì, in effetti si trovano un po' dappertutto queste transenne, un po' le strade sono un po' sconnesse. Le situazioni problematiche non riguardano solamente il centro storico, ma anche, forse soprattutto, la periferia. Pessimo lo stato del manto stradale a sud della città, in via Calamandrei, come documentato in questo ironico videoclip dallo stesso vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, con il quale annuncia una lunga serie di interventi antibuche in città. Si fanno! Entro un mesetto, due, si parte con tutti i lavori, via Calamandrei, via Romana, via Fiorentina.